Per la rubrica Amatori nel pallone, questa settimana è il turno dell'Aragonese Vasto, società iscritta al girone C del campionato amatori delegazione Vasto-Lanciano. Ai microfoni di Vasport abbiamo il capitano dell'Aragonese, Alessio Ciffolilli. È una stagione molto positiva fino a questo momento per voi. Assolutamente positiva, siamo terzi, stiamo disputando un ottimo campionato, abbiamo ottenuto 8 vittorie e 3 pareggi nelle prime 13 partite e veniamo da un pirotecnico 4-4 contro il Golfo Vasto, di lunedì sera. Una squadra forte con ottimi giocatori. C'è la soddisfazione di aver recuperato un incontro che sembrava compromesso, con l'orgoglio di non aver mai mollato. L'obiettivo è chiaramente quello di arrivare fra le prime quattro in classifica, così da accedere alla fase finale. Lo scorso anno non ci siamo riusciti, anche se abbiamo disputato un'ottima Coppa Delegazione, arrivando fino alla finale disputato sul sintetico di San Salvo. Sabato prossimo sul sintetico della 167 la sfida al Vasto Sud, squadra che vi segue ad un punto in classifica generale, a un punto di distacco. E fra 2 settimane la sfida SR, due partite fondamentali per difendere la zona playoff. Sì, saranno due partite fondamentali che dovremo affrontare al meglio, ben consci che ovviamente le nostre avversarie sono delle squadre molto forti. All'andata contro il Vasto Sud giocammo una grande partita, però impattando sul 2-2, mentre la sfida con SR terminò sempre con il risultato di pareggio, ma a reti inviolate. Sono squadre ben allenate, ben rodate, organizzate, che si sono rinforzate in confronto all'anno scorso, ma noi le affronteremo ben consapevoli di andare a fare la nostra partita. Detto questo, d'altronde è un campionato molto impegnativo, che ogni anno vede salire il livello di qualità con l'arrivo di molti giocatori, di ex giocatori di categoria, quindi per forza le sfide sono sempre più impegnative, ma sicuramente il campionato ne guadagna. Finora abbiamo parlato solo di campo, ma la cosa principale in una società amatoriale come la vostra resta, l'amicizia e il gruppo che si è creato in questi anni. Inoltre, quest'anno in rosa avete anche, alcuni ragazzi stranieri, quindi lo sport come, veicolo, come fattore di amicizia e integrazione sociale. Assolutamente, siamo una squadra che gioca a calcio, ma soprattutto un gruppo di amici che trova nel terzo tempo il senso del campionato amatori, come è giusto che sia. Il gruppo si cementifica fuori dal campo, nelle cene, nei post partita, si scherza, ci si diverte, cercando sempre e solo il sano divertimento. Per quanto riguarda gli stranieri, è vero, noi in rosa abbiamo diversi ragazzi stranieri che si sono integrati al meglio con noi, e questa cosa ci rende orgogliosi. In particolare mi piace sottolineare uno come Vasil, che oltre al grande valore tecnico, è un ragazzo dalle doti umane incredibili, anche se, dobbiamo dirla tutta, tenere unito un gruppo non è mai facile, in ogni caso non è mai facile, e il merito va sicuramente riconosciuto a mister Nicola Forte, che è il fulcro di questa squadra ed è insostituibile. È con noi da circa una decina d'anni, prima come calciatore, poi come allenatore, ed è lui l'anima dell'Aragonese.